What a tutti ciurma e benvenuti a Reggio Green in questo nuovissimo episodio su Life is Strange 2. Ovviamente ragazzi capirete dalla mia bellissima voce super tappata che sono raffreddata purtroppo, però questo ovviamente non può impedirmi assolutamente di registrare il mio gameplay giornaliero, a maggior ragione se si tratta ragazzi di Life is Strange, per cui cercate di sopportare almeno per questa mezz'oretta questa voce nasale, maschile, meravigliosa. Poi la volta scorsa quando ho finito l'episodio ero effettivamente ancora troppo scossa per analizzare un secondo quello che era successo. A mente fredda poi ci ho ragionato su, e come effettivamente anche qualcuno di voi, dico sempre effettivamente, come anche qualcuno di voi mi ha fatto notare nei commenti sotto al video, l'atteggiamento ragazzi del poliziotto è stato un pochettino assurdo, nel senso che ok, no, c'è stata una colluttazione, quello che cavolo ti pare, però non credo che un poliziotto sia autorizzato ad estrarre la pistola se non ce ne sia effettivo bisogno, capite che vi voglio dire? Nel senso che sto tizio è arrivato, ha estratto la pistola, l'ha puntata contro due ragazzini disarmati tra l'altro, e in più l'ha puntata anche contro il padre dei nostri due protagonisti, che comunque è arrivato con le mani in alto senza intenzioni maligne, per cui cioè il fatto che addirittura sto poliziotto sia arrivato a spararmi ragazzi secondo me è un pochettino forzato, un pochettino esagerato. Ovviamente dovevano metterci ragazzi l'elemento triste, no? Però in effetti pensandoci poi a mente fredda ragazzi mi sono detta anch'io che quell'atteggiamento è un pochettino esagerato, un pochettino forzato, però vabbè, poco importa, direi di non perdere più tempo, ho parlato anche troppo, andiamo a continuare. Adesso Sean ragazzi si ritrova col fratello più piccolo a non sapere dove andare, insomma sono dovuti scappare perché è successo qualcosa di assolutamente incredibile. Andiamo a giocare. A parte che appunto l'icona di caricamento ragazzi adesso sono due lupi, cioè un lupo più grande e un lupo più piccolo, che ovviamente stanno a rappresentare i nostri protagonisti, ma ben sapete che i lupi ragazzi sono degli animali che mi piacciono moltissimo. Questa cosa mi piace, le tue decisioni avranno effetto su di te e tuo fratello, quindi attenzione, dobbiamo scegliere con cautela perché le scelte non andranno ad influire soltanto sull'esperienza di gioco di Sean, ragazzi, esperienza di gioco, sulla vita insomma di Sean. Nei dintorni, ok, due giorni dopo, per cui sono passati due giorni. Essere facile comunque, la situazione è abbastanza estrema. Che c'è adesso? No, man. We can't stop here. We gotta keep going. No pouting, okay? Come on. But my feet really hurt. These shoes suck. And we've been walking for 4 days. What? Only two. Don't even try that shit. And my back hurts from sleeping under that stupid bridge. Yeah, so does mine. I was there too. Just knock it off. I hate it when you act like this. This is how people camp in the woods. It's not like being at home or in your room. This is a real adventure, right? So, come on, let's hit the trail. Seriously. Ecco, so babe. Where's Dad? Daniel, come on. We gotta go. Why isn't Dad with us, Sean? Doesn't he want to go camping too? Yes, but I told you that he can't. I told you. Okay? Okay. But I am so sick of walking. I just wish I was back in my room. I know. Hey. At least we don't have to go to school on Monday, right? Yeah. Look, everybody's gonna be so stoked when they find out
how far you walked. Really? Really? I bet Dad would be too. Do you think we walked, like, maybe 100 miles? Probably 200. Feels like it. Ooh, awesome possum. But next time, Dad better get me a good pair of shoes, like yours. Dude, a Bigfoot doesn't need good shoes. I'd rather be a wolf. Ow! We could be wolves. Yeah. Yeah, that works. Just work on that how. Hey, you know what? Let's see if you can walk the whole way without complaining once. Huh? Like, you don't whine too? I don't whine. I tag your ass and run. You're it. No way. Not fair. Whatever. Okay. I'm a zombie, and I'm gonna eat you. Blah! Che responsabilità enorme, ragazzi. Ovviamente Daniel non si rende conto di quello che è successo. E Sean si è dovuto inventare una scusa per giustificare il fatto che sono in strada. E ovviamente non gli ha raccontato nemmeno che il padre è morto. E dover far finta di niente affinché lui non se ne accorga è molto difficile, ragazzi. Anche per non fargli pesare, sapete, una situazione del genere. Un bambino non dovrebbe mai dover affrontare situazioni così complicate, così difficili. E Sean se ne rende conto, quindi ovviamente vuole cercare di proteggerlo. Il che è ammirevole, però cioè non possono scappare per sempre, capite che vi voglio dire? Perché ormai il padre non c'è più, non c'è nessuno che può proteggerli, aiutarli. E sarà un casino. Ed è tutto nelle sue mani adesso. Sarà un casino. Sarà difficile. Senza soldi, senza sapere dove andare. Cosa mangiare, cosa fare per sopravvivere. È una situazione estrema, ragazzi, molto estrema. You know what? You're not allowed to say that. Ever again. Yes, sir. You'll be the first one to know when we get there, okay? I'm tired and hungry too. Listen, this looks like a perfect place to camp out. Okay. I bet we're not the first people to stay the night. Siamo in game, ragazzi. There's nobody out here. We didn't even see any cars. We're gonna camp here. I'll look out for you. Anche quella è una responsabilità, ragazzi, perché c'è un bambino non è capace di badare a se stesso, di difendersi, oh, capite? Look. Oh mio Dio. Guardate caso, guardate il caso, giusto c'è un'auto qui. È abbandonata o che? It's so dirty. È abbandonata davvero. A car out here? Hope the driver isn't around watching us. Appare quando è possibile interagire con Daniel. Ah, ok. Vedi un po' di controllare. What do you find? Check it out. There's a chunky choco crisp bar. Davvero? On the dashboard. Yeah, I see. Caso. You know I love choco crisp bars. I haven't had one in a million years. Yeah, right. More like 2 days ago. Come on. Can we please, please, please
get one when we stop next, please. Prendiamo questo? Let's take this one. Sperando nobody's gonna miss one single Choco Crisp bar. Really? Sperando non sia scaduto tipo. This is for a good cause. Speriamo non abbia brutte ripercussioni. Cioè st'auto sembra abbandonata perlomeno, ma non lo so. Yes. Boom. Choco Crisp is ours. Now we questo have dessert. L'abbiamo preso. Possiamo fare altro qua? Sembrerebbe di no. Quindi quando il tasto è circondato da una stessa icona, però azzurra, significa che appunto possiamo interagire con Danny. E questa cosa è interessante. Ma no, l'auto è abbandonata. Allora, vediamo un po'. Parlane con Daniel. La cartina cosa dice? Però aspettate. Più giù c'è il fiume. Però c'è dove Mizzica? Andiamo. Questo cos'è? Let's just hope that doesn't happen while we're here. Sentieri danneggiati. Recente maltempo ha causato una frana. Ma ok. Spero davvero non succeda mentre siamo qui. Il poster invece? I'm sure there's no bear around here. Orsi, oh merda. Beh, potremmo parlare, boh, non so, della cartina con Daniel. Andiamo un po'. Now we can see where we are. Ooh, there's a river nearby. A river? Are we gonna go swimming? No, duh. It's way too cold for your skinny butt. Okay. Bene. Vabbè, direi di lasciare perdere il resto, anche se probabilmente adesso vi rimprovererete perché avrei dovuto parlarne con lui. Vediamo un po'. Dad showed me how to read these when I was 8. Interessante. Daniel, check out this mark on the tree. What is that? Graffiti? Not exactly. No. It's called a trailblaze, and people used to put them up to give directions. Like GPS? Yeah, sure. Just slightly more ancient. Awesome! Let's follow it. Direi che è il caso di continuare di qua, ragazzi. Stop. How? No reception in this shithole. Che dice perché non perderti? Una parola, facile scrivere così. Non perderti. Oh merda, qua c'è un animale morto, ragazzi, mica l'avevo visto. Un procione. Oh. Screw this. Like I needed to see that. It's too quiet. Povero animale, ragazzi. Vediamo quest'altro cartello. Like anybody's gonna pay in the middle of nowhere. I soldi non crescono sugli alberi. Contribuisci alla tutela del parco. $3 al veicolo al giorno. Sì, sì. Infatti, come se qualcuno pagasse per parcheggiare l'auto qui. Andiamo, Daniel, va. Come on, Daniel. The sun is going down. Qua c'è un bagno, attenzione. Avviso sulla pulizia. Man, people don't even read the signs. Figurati, questo bagno non è una fossa biologica. Non gettate rifiuti, bottiglie, sigarette o pannolini. Rispetta il parco e pulisci dopo averlo usato. Sicuro. Daniel, deve andare in bagno. Ok, ti consiglierei di approfittare. You have to use the bathroom? No. Sicuro? It smells real bad. No shit. Seriously? You better go now. I don't have to go. Jeez. Can I just pee on a tree? Beh, effettivamente. Potrebbe farlo, insomma, i maschi non hanno tanto di questo, di questi problemi, però proviamo così. As long as you don't mind the poison ivy on your balls. Well, maybe I'll go. But don't let me get stuck in there. Don't worry. I'll call the force plumbers if you fall in. Dai, approfitta. Lo so, puzza, lo so. Gross? Sì. These are worse than the ones at school. Ho capito. Especially Daniel's always making a fuss for nothing. He'll thank me later. Comunque, vabbè, direi che è stato meglio così, forse, ragazzi, eh. Proseguiamo su per questo sentiero John? E vediamo che. Look how big these trees are. Sì. That's only because they need the sun. Besides, they'll protect us from the rain. What if they don't? What if they attack us. Ma perché? Non sei Mr. Minecraft tu? Aren't you Mr. Minecraft? I thought you loved the forest. I watched you build giant cities out of logs. I did. I built the biggest cities ever. Beh, allora. Ooh. I can use my axe to chop up some wood. Certo. Then we can build a secret base. Vediamo questo. That always knew exactly where to go.
Questo cosa dovrebbe significare? He was a living compass. Well, non lo so. Sounds like you're ready for the woods. Lead the way. Qua ci sono dei cartelli, attenzione che ci ha appena salvato la partita. The river must be a bit further. Let's take a look around. A sinistra c'è l'area picnic. Man, what are we doing out here? We must be so far from our house. Non so, magari che. That place is huge. Proviamo ad andare di qua, it's ragazzi. Cool. Vediamo l'area picnic. Qua ci sono delle bacche. I don't think Dan would... We don't have much. Continua sempre, ragazzi, a interrompere Sean mentre dice o pensa delle cose. Oddio, ragazzi, sinceramente non lo so. Hold on, I'm coming. Non so se è il caso, controlliamo, perché magari potrebbero essere schifose o velenose. Perfetto, perfetto. A sto punto tanto vale mangiare queste. Non dovrebbero essere pericolose, almeno mi auguro. Sapete, non vorrei ritrovarmi con una dissenteria in mezzo alla strada. Ok, perfetto. Continuiamo verso l'area picnic. Magari c'è qualcosa. Qualcuno ha lasciato qualcosa, non so. Proviamo a mangiare anche queste. Sono commestibili anche queste, perfetto. Mangia anche da qui, Daniele. Approfitta perché they're not bad. Non so quando troveremo di nuovo qualcosa da mangiare, sinceramente. Vediamo un po', ragazzi, cosa abbiamo qui. Allora, incisione. I'll leave that to the zombies. Mangiate gli esseri umani, non gli animali. Ci penseranno gli zombie, fantastico. Oh merda, qua c'era il cibo per gatti. We're not that desperate yet. Beh, appunto. Minchia, arriverà a mangiare cibo per gatti. People write some stupid shit sometimes. Perché? Cioè, non lo so. Vabbè, perché uno dovrebbe scrivere una roba del genere? Sinceramente non lo so. Allora, man, qua non possiamo... I have wooden axe. We could build a city out of this forest. Sì, 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 certo. Oh, qui ci sono altre pacche, eh. Approfitta. Queste sono rosse, sono commestibili. Ah! Non mangiarle! Non mangiarle! Aspetta, aspetta. These ones really taste bad. Must be toxic. Ok, perfetto. Quindi le lasciamo perdere lì dove stanno. Ok, qua non ci interessa niente di niente. Vediamo un po'. Guarda un po' qua. Picnic and hiking site. Well, I bet nobody comes out here to picnic anymore. Mi sa proprio di no. Well, that's good for us. No camping? Don't worry. Nobody's gonna find us out here. Do not feed or disturb the animals? Già. What? What kind of animals? Like bears? Or coyotes? Or... Oh, si sta spaventando, ragazzi. No, tipo scoiattoli coglietti. Io non vorrei prendere la strada da ragazzi di farlo cagare sotto. Cioè, sinceramente, proprio no. Quindi tipo scoiattoli e coniglietti. More like... squirrels... rabbits... critters... Just... don't bug them and they won't bug us. They're way more scared of us than we are of them. Unless they're angry or hungry. Okay, come on. Don't freak yourself out. Let's go. Oh, a proposito di scoiattoli, qua ce n'è uno. Oh, se l'è data a Gamera, l'ho appena visto, mi sta avvicinando. Allora, guardiamo se altri poster. Cos'è questo? Ah. There must have been a big ass storm. Ooh, landslide. Doesn't sound good. Should be fine. Ma sì, dai. Direi di non spaventarlo troppo, ragazzi, se non ce n'è bisogno, eh. Vediamo un attimo sto poster, cos'è? What happens if someone actually catches us? Vietato, vietato, vietato. Vabbè, vietato divertirsi. Ci hanno scritto alla fine. Vabbè, questo direi di non parlarne con lui. Panchina, possiamo sederci. Se no, vabbè, direi di sederci un secondo. Damn. I'm so tired. Feels like we're walking nowhere. How am I supposed to take care of us out here? I don't even know what happened back there. To that cop. Or Danny. How can that be? Whoa.
Look at that. Yeah. So cool. Sì. Never seen you get so jacked up over a nice view before. So? I've never seen anything like this. Never, ever. Yeah. I guess you haven't. I remember when Dad... I wish Dad was here with us. Well, thanks. Not cooling off anymore? Yes, you're super cool. But I just wish the family was together, at home. It'll be cool to watch a movie and get a pizza and eat ice cream. Dude, stop. I told you we have to keep going. We'll see Dad later. Right now, it's just you and me, okay? Yeah. It's our park. We can do whatever we want. That's right. So, we better go build a secret base so we can hide out for the night. Are you ready? Yes. I can build anything. We just have to find some cool blots around here. And be careful, creepers. Ah, soprattutto. Bene. Okay. Let's go. Io... Ragazzi, la situazione la vedo tragica. Vi dirò la verità. Queste saranno commestibili? Mi sa di sì, eh. Daniel, mangia anche da qui. Approfitta. Anche queste sono commestibili, eh. Vediamo di andare. Ancora a pensare a Choco Crisp. Era abbandonata la macchina, Dan. Stai tranquillo. Vediamo un attimino, ragazzi. Dove ci porta questo sentiero? Qua c'è un altro simbolo sull'albero. No. No, 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 no. No, not right now. We stick together. Sì. You're no fun. Per forza. Not today, I'm not. Allora, qua. Whatever. Qua, ok. Adesso possiamo interagire. What does that one say? It tells us to go straight. Sì. Oh, yeah. I get it. Okay. It's a tree map. Sì, più o meno. Cioè, giocare a nascondino, ragazzi, in mezzo al bosco, sinceramente no. Ehi, guarda. Daniel, come check this out. What? What? Be quiet. He'll take off. Ooh, raccoon. He's so cute. Eh sì. That raccoon will tear us apart. Let's go, bro. Dai, l'hai fatto scappare, io ti avevo avvisato, eh. Dove vai? Vabbè. Non è un bicio. That raccoon must be starving. Raccoons are way smarter than us. Figurati, infatti. Find more food. Infatti, sì. Quelli trovano il cibo pure dove non ce n'è, figurati. Non credo proprio. He could be our pet. Oh, man. Raccoons are not a pet. You ever see their claws? Yeah, but this one liked me. Until you ran out of food. Di qua, ragazzi. Let it go, Daniel. Cosa ci sarà mai di qua? Non lo so. Il fatto è che appunto l'albero ci diceva di andare dritti. Infatti qua non... Ah, cioè possiamo oltrepassare di regola, eh. Sto punto non lo so se andare dritti. That's one big tree. Sì, a sto punto direi di andare dritti, ragazzi. Okay. That showed me how to read these when I was 8. Sì. Okay. I hope the animals out. No, stai tranquillo. Ah, mica qua c'è la frana. There's another one here. Quindi. I do not want to get stuck out here. Non possiamo comunque proseguire di qua. Perfetto. Perfetto. Avremmo. Charged creeper was here. Dovuto. Avremmo dovuto andare per forza comunque dall'altra parte. How could a vine do that? I'm talking about mine. Da quest'altra parte e almeno quest'albero perlomeno riusciremo ad oltrepassarlo. Perfetto. Vieni Dan, non rimanere indietro. Ecco fatto. Mi ha appena salvato la partita. Direi di vedere dove ci sta conducendo quest'altro sentiero, ragazzi. Io non, vi ripeto, non ho la minima idea di come continuerà la situazione, sinceramente. Non lo so, cosa c'è qui? Oh, guarda Danny. Hey, Daniel, you hear that? Daniel! Oh! Non è che devo aiutarlo ad oltrepassare l'albero, no?
Daniel, vieni, non rimanere indietro. Muoviti, basta ti sto portando a fare una bella scampagnata in mezzo alla natura. Guarda il nido, ah, ecco, adesso non mi fa più interagire, vabbè, te lo sei Is that a perso. bird's nest? Sì. Oh yeah. They're everywhere out here. At least they have a home. Come on. We're Dai. too big for. Continua ad interrompergli le battute, mi sta facendo venire nervoso sta cosa, Dai. Ce la fai a scendere o ti devo aiutare? Che? This is pretty high up. Dai, ti prendo io. Sean? Sì? Come on. I got you. Phew, thanks. Bene, proseguiamo ancora. Di più nelle profondità del bosco. Oh mio Dio, ma immagino che dovremo. Cos'è You sta see that? roba? Looks like a clicker. Un Creepy. click? No, non ci posso credere. Pure Stop riferimenti a The it. Last of Us, ragazzi, no. What the hell is that? Qua Shouldn't saliamo, have listened in biology class. Vabbè, niente, lasciamo perdere il fungo inquietante, cerchiamo di non toccare cose strane, perché qua non siamo vicini a una reazione allergica, e qualsiasi cosa mi sa che stiamo un po' nella cosiddetta cacca, Bene, io continuo ad avanzare, non ho la minima idea di cosa fare. Dude, you struck out. That did not scare me. I saw your face. That was Sì. surprise. Maybe you scare me for like one second. I got you. I eat you. Don't mess with the zombie. Ok, Daniel. Hai ragione tu. Mi hai spaventato a Sean, morte. Che it's c'è? getting really dark. I know. Il sole tra un po' Better? tramonterà. Sarà un po' problematico se non Ooh, dovessimo riuscire a trovare un riparo. looks like a cave. Beh, mica tanto. Kinda spooky. No, actually, it's kind of Potrebbe andare perfect. bene. Sì, For infatti. what? For us, man. Eh sì. Almeno alle spalle, They're ragazzi, gonna ce stay in l'hanno there. coperte, capite che vi voglio I don't dire. know. Come on, Fidati, Daniel. Daniel. Look, this could be our secret base. We could fight off any skeletons or creepers with some good traps. Cool. In that case, we definitely need to get a fire going first, right? Right. Yes. So what do we need? Direi che vado io, ragazzi, devi proteggere la base Okay. tu. I needed to build a camp to keep out all those creepers and whatever. And I'll take care of finding the wood. Deal? Yes! I can build traps too! Nothing will get to us! Awesome, dude. Come le fai I le know. trappole? Vabbè, ora non t'allontanare. Okay. Let's unpack. Hanno Finally. preso le birre, ragazzi. Non so cosa avrà preso nella fredda, c'era la coperta, sì. Che per fortuna ci servirà. Però vedete, ad aver preso le bibite magari avremmo avuto qualcosa da bere perché Sean la birra può berla, ma Daniel no. Per cui siamo uno che ne poteva sapere, effettivamente. Niente. Cos'è? Sparatoria. Il poliziotto che ha sparato a nostro Oh, padre. this is gonna be awesome. Look. Coming. Let's see. Sì. Here's a good spot. Dove? Che cosa fai? Beh, io cos'è che devo fare però? Raccogli legna, ok, perché pensavo che quei due ceppi che aveva One già step here and potessero bam. bastare, però un ceppo è qua, perfetto, direi di prenderlo.
Now this is perfect. Dopodiché, vicino al fiume ce ne saranno altri. Di sicuro. Qua ce n'è un altro. Nice and dry. E di qua ce ne saranno altri. Che... as much as we want. Ma non credo, forse sarebbe meglio non urlare per non attirare animali, sapete, no? Ok, abbiamo trovato 3 ceppi che perlomeno per adesso, ragazzi, dovrebbero bastare, perfetto. We can't fortify without weapons. Lo so, ad avercene. Hey, this isn't too bad. I guess Daniel can chill a little. Hey, can you give me a hand? Che devi fare con quello? Yeah. Vabbè, in ogni caso aiutiamolo. Non vorremmo di certo. This is the best way to protect the base. Certo. Yo, what are you doing? Trying to move this branch to protect the base. Good call. Here, let me take this light. You got it? We'll see. Go ahead and push. Minchia, sembra pesante. Nothing can get in here now. Damn right. Nice work, Daniel. Sono alti tipo 3 metri in spazio aperto, ma fa niente. Attenzione. Ok, guardiamo il tronco. We're doing okay together. Beh, meno per adesso, fin quando lui continuerà a credere che siamo qui in campeggio, questo è poco ma sicuro. Gli spuntoni. He's such a little guy, but he's staying strong. Vabbè, riusciamo ad accenderlo sto falò? Check this out, Sean. Che? Wow. Sembra nice la rupe dei re. You can see so far. È ora di mangiare. No. Come on down. We gotta eat. Non credo che ci cagherà moltissimo. Ok ragazzi, mi ho appena salvato la partita. Non voglio far durare troppissimo questi episodi, perché anche qualcuno di voi nei commenti mi ha detto falli durare un po' di meno, così magari dura un pochettino di più la serie. Non so quanto manchi alla fine di questo primo episodio, probabilmente né troppo poco. In ogni caso, vabbè, ci regoleremo con i tempi. Io veramente, ragazzi, non so cosa potrà succedere. Non so che piega potrà prendere tutto questo. Fatemi sapere il vostro parere in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Un abbraccio a tutti ragazzi. Ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!